ambientalisti che imputano a regioni e comuni la pianificazione del tutto assente oppure scaduta da tempo rispetto alla stagione venatoria e in presenza di gravissime emergenze ambientali, appunto per la siccità e gli incendi che hanno decimato già circa 50.000 esemplari dei vari animali preda, appunto, dei cacciatori. Bene, è tutto per il nostro GR. Dopo la sigla andremo e la breve pausa musicale andremo in onda direttamente con il collegamento con Amilcare Di Giuni, che ci sta aspettando dalla sede dell'Assemblea a Milano, dall'Assemblea del Sinagi a Milano, quindi sentiremo da lui come sta andando, inizierà tra pochi minuti. Abbiamo deciso di fare questo collegamento per darvi un po' degli elementi di clima. A tra poco. Tried counting sheep, tried watching TV. Warm milk, sleeping pills, I tried everything. I can't fall, I can't fall, I can't fall asleep. My heartbeat reminds me that you're not next to me. I've been trying, but I can't fall. Listen to lullabies, I even stop drinking coffee. At night when I close my eyes, see there's this feeling that haunts me. Well, it's hard to explain, a dull kind of pain. Daytime, nighttime, I'm still wide awake. I can't fall, I can't fall, I can't fall. Try not to wonder why. Since you've been gone, you're weighing on my mind. Whoa, whoa, whoa. Allora, abbiamo un po' stravolto il nostro palinsesto questa mattina, ma per un nobile obiettivo, quello di avere in diretta Amilcare Di Giuni dall'Assemblea di Milano, che è il pezzo nord di questa serie di assemblee che farà il Sinagi tra oggi e il 21 settembre. Allora, buongiorno innanzitutto Amilcare. Buongiorno Fabio, buongiorno a tutti. Allora, l'idea del collegamento nasce soprattutto dall'esigenza di capire un po' il clima, visto che è un'assemblea non soltanto con i segretari, ma con gli iscritti. I temi all'ordine del giorno sono tanti, sono tutti poi di un certo spessore, insomma, considerando tutta una serie di passaggi che ci sono stati quest'anno, l'approvazione definitiva della legge sull'editoria, ma anche tutta questa fase di innovazione che si è aperta a luglio con questa bellissima iniziativa La Casa del Cinema. Insomma, i temi davvero non mancano e sono tutti importanti. Ti lascio la parola.
Sì, Fabio, i temi sono sicuramente importanti ed è per questo che abbiamo deciso anche di fare queste due riunioni oggi a Milano e fra due giorni a Roma, dove riuniamo i gruppi dirigenti, anche se magari se da qualche provincia viene giù il gruppo dirigente con qualche collega non è un problema, cioè quindi non ci sono cose diciamo così burocratiche, via, eccoci, quindi certo. Qui c'è meglio. Come dire, per fare il punto e su alcune questioni che, come dicevi tu, quelle poste è addirittura d'arrivo, sta partendo, e quindi quali devono essere i coinvolgimenti dei vari provinciali sul territorio nel collegamento e coordinamento con i soggetti di quelle poste. E l'altro punto, non dico più importante, ma sicuramente più pregnante, è fare un check della situazione rispetto alla legge, quali sono le interpretazioni della legge, come muoversi in futuro anche nei confronti dei distributori locali che stanno pensando, qualcheduno è già anche partito, di fare azioni provocatorie con contratti, con cose strane e così via, e quindi diciamo dare un'omogeneità e un ragionamento complessivo al percorso del Sinagi in questo autunno, che io continuo a definire come una volta sarà quasi caldo, eccoci, questo è un po' il punto, e quindi fare in modo che sul territorio, come dire, ci sia chiarezza rispetto a quella che è la linea del Sinagi su queste situazioni. La ricchezza dei temi e le sfide che ha questo sindacato davanti lasciano pensare, guarda, te lo dico insomma un po' da redattore sindacale di lungo corso, lasciano pensare a un passaggio che somiglia a un congresso, nel senso che anche l'invito ai segretari provinciali è quello a misurarsi un po' nello specifico con questi temi, perché appunto, faccio un esempio tra i tanti, potrei citare il progetto sui libri piuttosto quello sui film, ma insomma QR Poste, l'impegno su QR Poste comporta proprio un cambiamento di punto di vista rispetto al ruolo dell'edicolante nel territorio, quindi con la clientela, con gli utenti, con tutta quella serie di figure che prima venivano approcciate appunto in un altro modo. Quindi è una piccola rivoluzione e su questo i segretari dovranno dire qualcosa di importante, ecco, per farla breve. No, questo è vero, però siccome non è così facile, nel senso certo. Che questa mutazione, come si dice, la variazione, la modificazione deve avvenire nella continuità, cioè noi continuiamo a essere degli edicolanti, dei giornalai, ok? Quindi questo è il punto fondamentale di partenza di tutti i ragionamenti. Poi, siccome non basta più, non è più sufficiente per sbarcare il lunario, allora andiamo a trovare altre soluzioni che possano compensare quello che ormai il prodotto editoriale non riesce più a dare per la sussistenza. Cioè non stiamo qui a dire voglio per forza una copia in più di Sorrisi e Canzoni. Caspita, se non lo vendi è inutile averne una copia in più, cioè, quindi la battaglia non è quella. La battaglia è avere il servizio sufficiente che per la richiesta che ti fa la clientela, ma comunque con uno sguardo rivolto al futuro e a nuove opportunità. Quindi non abbiamo, con la questione di QR Poste, noi non abbiamo perso di vista quella che è la nostra specificità, che è poi quella che ci consente e ci ha consentito anche di avere una legge dedicata e quant'altro. Eccoci. Allora, consentimi un'osservazione, Amilcare, perché poi non si può ignorare il fatto che il 25 ci sarà il confronto con gli editori. Esatto. Ecco, questa sottolineatura del cambiamento nella continuità servirà a dare un segnale sindacale importante, di peso, proprio
a quel tavolo, perché gli editori si ritroveranno davanti, almeno nel caso del Sinagi. Non so le altre sigle, sarei veramente curioso di capire se stanno seguendo un po' lo stesso percorso. Si ritroveranno davanti, dico, gli editori, un sindacato che nella continuità vuole cambiare, quindi vuole assumere, proporrà agli editori un altro peso specifico in questo confronto, perché poi, come hai detto giustamente tu, non si può ignorare il fatto che stanno venendo fuori i comportamenti, insomma, veramente al di là della fantasia in ordine all'applicazione della legge. Certo, no, è proprio questo il tema fondamentale sul quale appunto ci teniamo che ci sia una coerenza sul territorio dei ragionamenti e dell'applicazione appunto della legge, quindi come affrontare queste tematiche. Dunque, dacci un po' degli elementi di contesto, in quale sala siete, com'è questa prima... Siamo niente di speciale, siamo nella sede del Sinagi di Milano, quindi siamo a Sesto San Giovanni, sì. Perché ovviamente soldi da impegnare in certo. grandi alberghi o cose del genere non ne abbiamo, e cerchiamo di fare le cose per benino, anche perché siamo qui per lavorare e non per passare una giornata tra amici, diciamola, eccoci. Certo. Quindi siamo nel nostro angusto scantinato. È uno scantinato però con una bella sala, da quella che ricordo io, una bella sala conferenza. Sì, no. Questo è che abbiamo ridotto negli ultimi tempi, dando più spazio all'ufficio del commercialista, a tutta una serie di cose. E questo lo dobbiamo alla, come dire, ai nostri vecchi giornalai che 30 anni fa praticamente comprarono questa sala. Avevano visto lungo, come si dice. Avevano visto, c'era un'altra testa, diciamo, una quarantina d'anni fa, e quindi tutti i giornalai, tutti assieme, anche perché, diciamo, quello che era il territoriale di Sesto San Giovanni, era un sindacato forte, indubbiamente, quindi con quasi tutti gli edicolanti iscritti, quindi c'erano la possibilità di fare delle cose. Poi il mondo si è evoluto e certo. Non so se meglio o in peggio. Allora, comunque siamo qua. Ci sono tutte le strutture del nord fino alla Emilia, bene. Emilia Romagna. Mm. C'è la presenza di tutte le province, tranne un paio, due o tre, che purtroppo non per impegni, per problemi di lasciare l'edicola e così via, non possono non essere. Ce l'hanno fatto. Stiamo vedendo di fare un collegamento o telefonico, Skype, insomma, vediamo un po' come, comunque, anche se sono rimasti nella loro edicola, possono avere un po' il contatto con quello che si sta discutendo e decidendo, eccoci. Bene, allora okay. Io volevo chiederti qualcosa su QR Poste, ma non mi sembra che ci siano aggiornamenti, abbiamo no, una... No, rispetto... Vai. No, e volevo dire che abbiamo un appuntamento comunque con Iuri Gagliardi la prossima settimana, quindi sentiremo anche da lui questo passaggio sugli 80 funzionari che andranno a visitare direttamente le edicole. Circostanza questa che mi è stata confermata, sì, anche da Marco. Scusami se ti interrompo, magari Gagliardi un po' meno, perché lui segue tutta la parte tecnologica, sì. È il tecnico, non è come dire l'organizzativo della questione, esatto, sì. Quindi magari vediamo se vedrò di magari far parlare con il coordinatore nazionale di questa struttura organizzativa e magari parlarne con lui, eccoci. O bene. Lei, credo che sia una lei. Sì, quindi perché magari posso attivarmi in questo senso. Perfetto, sì, perché Gagliardi stava appunto, era un po' nel cuore del progetto in questa fase, perché stava facendo le simulazioni in laboratorio, quindi dall'esito di queste simulazioni poi si sarebbe passati alla fase successiva già dalla prossima settimana
l'invio dei delegati presso le varie province, quindi presso le varie edicole. Io però allora in chiusura volevo strapparti un commento su questa vicenda di Torino di cui abbiamo parlato ieri e che vede un chiamiamolo un free press, ma in realtà è a pagamento, ha il